Allora amici, siamo qui davanti al Teatro Ariston, anche oggi incontriamo un giovane emergente, un ragazzo che fa rap, che dà molta importanza al testo, e sto parlando di Elle Black. Ciao! Buongiorno Claudio, è un piacere essere nuovamente con voi. È vero, noi ci rivediamo perché l'anno scorso abbiamo avuto il piacere di fare una lunga chiacchierata e mi hai presentato quelle che erano le tue canzoni. Esatto. Adesso a distanza di un anno so che c'è questo nuovo singolo, parlaci un po' di questo nuovo brano e soprattutto raccontaci che cosa è successo in questo anno, perché ho visto attraverso i social, visto sono che tu stato sei, abbastanza è vero, attivo. Sei molto esatto. Attivo. Allora, nuovo singolo. Ricordati chi sei è il mio ultimo singolo ed è uscito l'11 novembre del 2019. È il brano di stacco e conclusione della stagione musicale di Sono a casa, quindi il mio precedente album. E il brano tratta un soliloquio con la mia persona. Sono io che ho perso la mia personalità, la mia entità, la mia anima. È come un dialogo appunto tra anima e corpo. Dovuto alla perdita di mio nonno, che è un tema già presente in Sono a casa, che tuttavia ho voluto riproporre in maniera finita e definitiva. Quindi è un brano autoconclusivo. E le cose essenziali appunto è cercare di spronare non solo me stesso, quindi non è un brano solo personale, ma è un brano che io ho realizzato per darlo a chi si è trovato nella mia stessa situazione. Quindi chi si sente perso a causa della perdita di qualcuno, spero che attraverso questa canzone possa ritrovare se stesso. Ascolta, questa sera ci sarà la serata, la penultima serata del Festival di Sanremo, domani è la grande finale. Tu hai seguito il festival, immagino, e sono curioso di sapere un giovane artista come te che cosa ha apprezzato di questo festival. Io ho apprezzato in assoluto Rancore, come appunto ti dicevo anche l'anno scorso, era il mio prediletto. Ricordo che eri un fan di Rancore. Lo apprezzo prima di tutto per la scrittura incredibile, poi perché fa fronte a delle problematiche reali. Tuttavia Sanremo, certo, non è questo, non è dato a esprimere i problemi quotidiani, ma tuttavia deve anche essere un palco come quello di Sanremo anche una sorta di denuncia. Non è detto che tutte le canzoni in gara debbano per forza essere tutte orecchiabili e destinate ad avere quel simbolo definitivo nei limiti di Sanremo. Devono anche cercare di trasmettere delle emozioni molto importanti che devono arrivare agli italiani e non solo, ma a tutta la generazione umana. Quindi oltre lui ho apprezzato decisamente l'artisticità di Achille Lauro, ma anche dei grandi come Rafael Gualazzi e Morgan e Bugo. Ieri sera abbiamo apprezzato anche una versione molto stravolta, devo dire, di Vado al Massimo di Vasco Rossi, che arrivò sul palco dell'Ariston nel lontano 82, fu la prima esperienza di Vasco. Come l'hai apprezzata questa versione? Allora diciamo che gli interpreti Junior Kelly e Ivito. L'ho apprezzata, ma devo dire non al massimo. Dal momento che non perché, come molti hanno detto, è stato totalmente stravolto un capolavoro, un pilastro della musica italiana, però più che altro per una questione che non mi è piaciuta molto l'interpretazione di Junior Kelly. L'ho visto un po' smorto e conoscendo anche le doti del rapper penso che possa fare molto di più. Tuttavia un po' forzata, esatto, forse. Perché tuttavia le strofe erano belle forti. Poi l'ho visto un po' una continua lotta contro la questione di Salvini. Dal momento che c'è stato l'attacco, successivamente c'è stato un nuovo attacco dalla sua parte. Per carità, le denunce politiche devono essere sempre fatte, dal momento che il rap è nato come denuncia politica e non solo, anche sociale. Quindi sì, nei giusti limiti è un brano fatto molto bene, che tuttavia poteva essere anche fatto di più. Bene, comunque la musica di Elle Black è davvero interessante, sono testi particolari, andate a scoprirlo o andate a riscoprirlo, e lui è attivissimo sui social, canale Facebook, YouTube. Quindi andate a cercarlo e noi ti ringraziamo intanto per questa chiacchierata. Sono io che ringrazio voi, grazie ancora, ciao. Ciao amici.